del 14 dicembre si è discusso molto, ma se ne è discusso male. Il governo sta cercando di ridurre il 14 ad un problema di ordine pubblico, quando è del tutto evidente che gli scontri a Roma ci sono stati perché c'era una zona rossa, perché c'era una votazione vergognosa in cui parlamentari corrotti sono stati utilizzati dalla maggioranza andando a pescare nell'Italia dei Valori o nel PD come per Calearo per avere i voti sufficienti, un ceto politico, una casta che lavora solo ad autoriprodursi e scarica i costi della crisi sul paese. E poi questa cosa che va detta, che i mezzi di comunicazione di massa parlano delle manifestazioni solo se ci sono casini, se non succede niente se ne fregano che ci siano centinaia di migliaia di persone in piazza e ne parlano solo se c'è il casino. Quindi questa situazione l'hanno determinata loro, da questa situazione bisogna uscirne evitando di infilarsi nel buco che vuole il governo. Il governo ci vuole infilare nella discussione sull'ordine pubblico, il governo vuole dirci che adesso ogni manifestazione finirà in un casino. Noi li dobbiamo smentire, non è così, perché noi dobbiamo allargare il movimento, costruirlo, evitando da un lato di finire in un problema di ordine pubblico, dall'altra di finire nelle sirene di qualcuno che dica rappresento io il movimento, adesso avete fatto, calmatevi, votatemi. Non è questa la soluzione, il problema è la costruzione del movimento di massa in tutto il paese, quindi sedimentarlo sui territori, bisogna riuscire a costruire comitati tra gli studenti, i lavoratori, perché le due questioni fondamentali sono quelle del lavoro e del sapere, dell'istruzione. E allora io penso che noi nelle prossime settimane dobbiamo lavorare a questo, nella battaglia contro il disegno di legge Gelmini la prossima settimana, ma poi costruire i comitati avendo chiaro che l'avversario è l'Europa, quell'Europa iperliberista, ipercapitalista che vuole scaricare i costi della crisi sui lavoratori e sugli studenti, e avere come obiettivi chiari in primo luogo la dignità del lavoro, ognuno deve avere un lavoro dignitoso, retribuito decentemente, senza precarietà, perché ognuno ha diritto di vivere in questo paese. E secondo, il fatto che l'istruzione è un bene pubblico. Noi vogliamo l'acqua come bene comune, ma vogliamo la scuola come bene comune, come la cultura. E quindi contro questa Europa dei padroni e delle banche e per una dignità del lavoro e per l'allargamento dei beni comuni, a partire dall'istruzione.